Ciao a tutti e bentornati ad una nuova rubrica dal nome Interviste Speciali di Mister Ezio 2000. Ho approfittato della giornata meno calda per girare e registrare qua in esterno, quindi spero che la cosa sia da voi gradita. Il personaggio al quale andrò a porre qualche domandina è noto su YouTube con il nome di Saverio Loris. Bene Saverio, cominciamo subito con la prima domanda. Allora, che cos'è per te l'umorismo? Allora, l'umorismo, oddio, io posso dire ciò che mi fa ridere, ciò che mi diverte. A me mi divertono soprattutto le persone che hanno una forte autoironia, le persone che sanno giocare, sanno mettere in evidenza i loro difetti, perché secondo me scatta nell'altra persona che li guarda un senso di solidarietà e di identificazione. Io se vedo qualcuno che sa giocare sui suoi difetti, io dico anch'io faccio quella cosa, o anch'io conosco qualcuno che fa così, quindi mi ci identifico molto e mi piace e lo trovo divertente. L'autoironia secondo me è tutto. Le persone che prendono troppo sul serio invece dall'altra parte non mi diverto. Quando e perché hai caricato il primo video su YouTube? Allora, io ho iniziato praticamente fine estate dell'anno scorso, quindi tra un po' sarà un anno che sono su YouTube. E ho iniziato prima di tutto, io ho scoperto YouTube e YouTubers veramente tardissimo, l'anno scorso quando ho iniziato, perché io non sapevo proprio che esistessero i YouTubers. Poi guardando per esempio Gnappetta, l'ho trovato carina come cosa, ho detto quasi quasi anch'io comincio a fare dei video, perché mi piace comunque parlare, mi piace, ho avuto sempre un po' il pallino dello spettacolo quando vivevo a Roma, ho fatto tantissimi provini che potrei scrivere un libro, e quindi ho detto ma quasi quasi mi butto su YouTube. Che cosa provi quando giri un video? Quando giro un video, sinceramente, allora, mi diverto. Ho avuto anche l'occasione comunque di conoscere persone stupende, persone che anche con un piccolo commento comunque ti motivano, ti danno anche un senso per andare avanti. Quindi se le mie cavolate mi sono fare compagnia a qualcuno, io sono contento. Quali sono per te i tre film assolutamente da vedere? Tre film assolutamente da vedere? Beh, io posso dire, ovvio, secondo il mio parere, io sono appassionato di horror, quindi mi verrebbe dire qualche film horror. Io sono molto legato a Intervista col vampiro e Dracula di Bram Stoker, perché veramente mi hanno impressionato, ma non per la violenza o per che cosa, perché comunque secondo me sono delle favole moderne, raccontate in modo moderno, e quindi per la mia mente che viaggia a mille mi hanno influenzato tantissimo. Mi dico qualcuno di più: Il labirinto del fauno, che è stupendo, e Labyrinth in assoluto. Labyrinth è uno dei miei film preferiti in assoluto, c'era David Bowie, stupendo. Sono quelle favole un po' gotiche, un po' moderne, un po' che richiamano al passato, che mi affascinano, che hanno un po' di quel tocco di horror, però con tocco di umorismo, bellissimo. Per rimanere nel settore fitness ti faccio questa domandina, allora se pratichi qualche disciplina sportiva? Adesso no, io adesso mi stresso di meno, diciamo, perché prima quando magari cercavo di fare sport un po' più seriamente, tra virgolette, mi stressavo troppo. Lo vivevo un po' male, adesso che invece mi sto rilassando un po' di più, vivo anche meglio il rapporto con il mio fisico, con il mio corpo, e vado in piscina una volta alla settimana, mi piace andare in bicicletta un paio di volte alla settimana, mi alleno a casa, faccio un po' di cardio e mi trovo benissimo. Ho trovato un mio riscontro adesso, che lo sto prendendo più comodo, che prima quando magari invece andavo tutti i giorni in palestra, ero fissato con le diete, l'alimentazione. Invece adesso che insomma non ho più 20 anni, vedo che il mio corpo reagisce meglio anche alle piccole dosi di attività sportiva che gli do. Perché gli spettatori si dovrebbero iscrivere al tuo canale YouTube? Perché dovrebbero iscriversi al mio canale? Ma non lo so, ti dico la verità. Io ogni volta che vedo che qualcuno si è iscritto al mio canale, che c'è un nuovo iscritto, mi domando sempre che cosa l'avrà spinto, che cosa l'avrà colpito delle cavolate che io dico e faccio. Siamo talmente in tanti su YouTube, veramente, che
dico, cosa spinge una persona adesso, mi voglio mettere dall'altra parte, a iscriversi a un canale di qualcuno? Io posso dire io, Saverio, che cosa mi piace e in quali canali mi iscrivo. Io mi iscrivo in un canale e prima di tutto non mi interessa l'editing. Io sono fissato con l'editing, ma perché mi diverto a fare un po' le cose di trashate, un po' le cavolate. Però a me non interessa né l'editing, non mi interessano le luci, non mi interessa l'audio, non mi interessa la persona, anche se sbaglia, dice cavolate, però se mi esprime simpatia e mi fa venire voglia, sì, voglio vedere il prossimo video che cosa dice, io mi iscrivo. E quindi io spero che le altre persone pensino lo stesso di me, del mio canale. Io non faccio niente di diverso, niente di più, niente di meno degli altri, io sono io. Questo è quello che vedete sul mio canale, è il mio stile, perché io sono così. Quindi se le persone piace, se vogliono iscrivere, sono benvenuti e ne sono contentissimo. Saverio, sei stato gentilissimo ad accettare questa intervista, quindi ti ringrazio per la tua presenza, ma anche pazienza per il tempo che ci hai dedicato. Io ringrazio tantissimo Ezio perché veramente, cioè, io quando mi ha detto dell'intervista, mi sono rimasto, dico, veramente, a me, cioè, quindi lo ringrazio. Anche perché comunque mi dà della visibilità che non tutti sono disposti a dare, che non tutti danno agli altri, perché un po' di invidia, un po' di gelosia c'è su YouTube, è inevitabile dirlo. Quindi questa sua spontaneità, questa sua iniziativa di voler intervistare me, io posso solo dire grazie, Ezio, veramente l'ho apprezzato, sei un grande, e io saluto a mio modo, saluto semplicemente ciao. Leggete la descrizione, come dico sempre, perché troverete il canale di Saverio nella stessa. Quindi mando un carissimo, un grandissimo, grandissimo, grandissimo saluto a Saverio e a tutti voi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!